mentale o spirituale, invece di vibrare a una certa frequenza, vibra a una frequenza diversa, perché ci hai attaccato qualcosa che tecnicamente ti modifica la frequenza. In quell'istante cambierai il colore, chiaramente, e allora andrai da RGB a GBR, perché il colore è RGB. Oppure, se non c'è questo forte aggancio, c'è solo una diminuzione di energia, quindi non hai l'asse verde. Quindi qualsiasi cosa accade, te devi vedere qual è il prodotto della mancanza dell'asse verde. Invece anima gialla, che può cambiare. Anima gialla è gialla. Non può essere adotta, va bene, non può essere parassitato, però può perdere delle assi di spazio e energia e diventare... No, anima gialla non può che essere gialla, perché in questo contesto no, mai. Anima bianca è la classica anima della New Ageana, cioè di quella che non si vuole mescolare con la realtà dell'universo. Mi fa schifo questo universo e io sono lì a meditare, invece deve agire, deve fare. Allora rifiuta. Possiamo cambiare il colore, possiamo cambiare certo, il colore. Assolutamente. E se la mente è blu, la prima... No, la mente blu è adduzione totale. Detto, la mente blu, la mente blu che deve essere verde ha cambiato il verde con il blu, quindi ha cambiato nell'RGB addotto. D'accordo. Anche lo schema proprio che esce, che non è così, no? La prima volta sì, che sì, escono le palline. Sì. Allora la mente dietro di lei. Dietro? Sì. Cioè lei la proprio non la vuole ascoltare. È dietro. Va bene, la mente lei non la vuole ascoltare. Rosso al centro, sì, al centro, sì, la palla più grande, sì, è il fuoco, è rosso. Lei ha una palla rossa davanti, poi vediamo cos'è. È bianco davanti. Allora, il rosso è dietro? No, il rosso ce l'ho davanti. E la palla bianca? Davanti a me, in asse. Ah, quindi una dietro l'altra? Sì. Qual è quella davanti, il rosso? Spirito. Spirito. Quindi, se il rosso è spirito, se la mente è dietro e... Ce l'ha qua. Ed è blu. Sì. Allora, siamo sicuri che il rosso sia spirito? Perché se la mente è blu, quella che è la cosa rossa potrebbe non essere spirito. Allora noi dobbiamo chiederglielo. Se è spirito, noi abbiamo la parte spirituale, cioè il maschile che domina e non vuole che lei parli con la sua parte animica. E la sua parte animica... si fa condizionare da questo e si è ha deciso di tenere i remi in barca, cioè di non fare niente. La mente blu da che cosa? E secondo lei come mai questa cosa qui succede, questa cosa? Se la sua mente è blu, la interferenza aliena ha un alleato interno che è la sua parte spirituale e non vuole né la sua parte spirituale né l'alieno, che sono sostanzialmente maschilisti, che lei prenda contatto con la sua parte animica, perché per loro è la fine. Ascolti, io sono mancina. Bien sûr. Ascolti, io sono mancina. Sì. Quindi le palle le ho viste, verde, rosso, centrale e poi gialla. Sì. Verde, rosso e gialla, ok. Quindi posso cambiare il colore del giallo e blu? No, no. Va se bene? Se lei, la sua parte gialla, se la sua parte gialla è la parte animica. Sì, sì, la parte benissimo. La parte gialla è animica, la lasci stare che è il suo colore, gli piace. Gialla, rossa. Rossa è lo spirito e la mente è verde. Mente. Ma benissimo, è meraviglioso, solo che lei si fa condizionare un pochino dalla parte maschile. Cioè la parte maschile di sé, cioè diciamo la sua razionalità, prende il sopravvento e fa in modo che la parte animica reciti, cioè la parte del femminile, un ruolo secondario. Nello schizofrenico, come si fanno a risolvere i traumi che abbiamo un problema di quel tipo? Lo schizofrenico, si prende lo schizofrenico e gli si fa tornare la mente verde. Nell'istante in cui la mente è tornata verde, gli si chiede, scusa cara mente, quando è il primo momento che sei diventata nera? Chi è che ti ha fatto diventare nero? Assolutamente. E se per esempio la schizofrenica in questo caso non ne vuole sapere perché vive in un mondo tutto suo, come si fa a poterle proporre fare questo? C'è un sistema o no? Non posso rispondere con sicurezza perché bisognerebbe vedere questa situazione qua. Cioè, ecco, il mondo vive in un mondo tutto suo. Tecnicamente...
uno si chiude nel mondo tutto suo perché all'esterno si trova male. Sì, certo. Quindi non solo la mente se è nera, ma anche la parte spirituale o la parte animica hanno problematiche di un colore diverso. Quindi bisognerebbe agire sul cambiamento di colori delle tre sfere. Nell'istante in cui le tre sfere sono cambiate, certo, ci starà per un'ora, per un giorno. Approfitti di quel momento per fare l'analisi introspettiva e dire alla mente: quando sei cambiata? Come mai le cose stanno così? Risolviamo questo fenomeno, e lì ci vuole un PNLista. Ecco, le volevo chiedere questo, siccome lei non fa più queste cose, lei è in grado o vuole darci una... Dunque, vi dirò che sono molto perplesso su questa cosa, perché non c'è nessun PNLista in Italia che mi soddisfa. Cioè, lo devo dire, no? Come famo? Estero. No, per carità. Non so come fare. La PNL è una cosa che è semplice, va studiata bene e va capita. No che la PNL viene utilizzata oggi per vendere meglio le enciclopedie. Siamo ecco, su questo piano suo. Ovviamente. Allora voi trovate in giro tutti i PNListi di questo tipo qua. Lei per caso sì, non ha intenzione in futuro di fare ancora un incontro come ha fatto in Sardegna anni fa sulla PNL per dare la possibilità a uno come me e altri, immagino, di imparare qualcosa di più? Questo è un... Ora come ora non ce n'ho voglia. Magari mi viene voglia. Se uno, mi fai vedere questo, io non vedo una mazza di colori. Cos'è? Allora, fermi. Lascia spazio. Sono tre fasi dello stesso, no? In un asse verticale e con delle parti... Allora, questi sono tre casi diversi? No, è sempre lo stesso. Uno, due e tre. Qui ci stavo lavorando prima di integrarlo, no? E praticamente questo è il verde, questo è il verde verso di metà, e questo qua è il blu con il nero dentro. Sì, però io quello che non capisco... No, io devo capire una cosa. Queste tre, qual è l'ultimo dei tre? Questo. Allora, gli altri non ci interessano, guardiamo questo. Okay. Benissimo. Allora, chi è questo, chi è quello centrale, chi è quest'altro? Questa è anima, questo è spirito e questa mente. Ce l'hai un asse verticale. Tanti colori, tipo spirito. Aspetta. Allora, questa è anima? Questo è spirito. Questa è anima? Questa è mente. E questa è anima. Benissimo. Questo che colore è? Questo è giallo, al centro, e rimaneva una struttura nera. Nera, benissimo. Questa? Questo qui è spirito, è a giallo al centro, una rigolina azzurrina tra sì, il giallo e il rosso, sì, e intorno una rigolina blu. E nera. Nera. Invece mente sì, è intorno verde, poi al centro gialla, intorno al giallo e rosso, e una rigolina nera sopra. Bene, allora tutte queste virgoline nere sono momenti di problematicità grave, cioè questa persona qui è messa male da questo punto di vista, perché non sa chi è sostanzialmente. Quindi, mentre la sua parte animica è quella che ha meno energia, quindi sta nel piano più basso, il soggetto non è sostanzialmente lateralizzato, quindi è di difficile messa in ipnosi. Non è un problema, ma ha difficoltà nella concentrazione, nella schizofrenicizzazione del sé, cioè quando te fai uno lo metti in ipnosi devi separare lo spirito dalla mente, perché sennò il processo di schizofrenicizzazione non ti permette, cioè devi schizofrenicizzare il soggetto per metterlo in ipnosi, capito? Lo devi dividere. Oh, queste righe nere sono difficoltà che queste tre parti di sé hanno nel comunicare con gli altri. Il fatto che non abbiano un colore deciso è determinato dal fatto che questa persona ha la totale inconsapevolezza di chi è, a qualsiasi livello, e soprattutto è scarica della parte energetica. Quindi è uno che io direi, dopo 10 anni di Prozac, sei così. Perché tu il termine schizofrenia, a livello clinico la schizofrenia è una roba ben precisa, nel senso che uno deve avere allucinazioni visive e uditive, no? Tu invece lo intendi in una maniera un po' diversa. No,
No, lo schizofrenico è una parte sostanzialmente che non riesce a parlare con l'altra. Schizofrenico vuol dire diviso, staccato, staccato, non vuol dire altro. La psicanalisi è diverso, cioè loro intendono che proprio per un certo periodo ti devi vedere le allucinazioni. Certo. Scusa, vorrei fare una domanda, Gian Corrado. Sì. Sono dietro perché non c'era posto. Ascolta, grazie. Sì. Quando le tre sfere sono, diventano coscienza integrata, sì, automaticamente, sì, in caso di addotto, rapito dagli alieni. Non ci sono più alieni. Ecco, non ci sono più alieni. Le copie vengono automaticamente distrutte e i chip, microchip, vengono automaticamente eliminati, oppure dobbiamo chiedere alla coscienza integrata, alla sfera di anima, allora, di fare questo lavoro, nell'istante, cioè distruggere i microchip e distruggere le copie. L'istante in cui la coscienza è totalmente integrata, siccome non esiste lo spazio-tempo ma l'universo è non locale, non si è mai divisa. Quindi nessuno ha mai avuto tecnicamente l'adduzione. Quindi non sono mai state fatte cose, mai stati messi in esattamente. Cibo. Esattamente. Esattamente. La pausa è finita da un bel pezzo. Sì, bene. 5 minuti per Perfetto. Sì, così ti lascio.